Buonasera, benvenuti a questo happy hour, a questo appuntamento che Vallimoto ha voluto dedicare a tutti gli amici. Una Vallimoto che affonda, come possiamo vedere, le sue radici già a due generazioni indietro. Infatti nel 1950 apre il primo ateliere, il primo punto vendita, il primo shop. All'epoca si parlava ancora solo sul canto italiano, il primo punto vendita, nel 50 con sede a Renate, una sede logistica che esiste ancora tuttora, quindi dopo 65 anni Vallimoto è ancora lì nella sede originale. Poi si è espanso tutto il territorio della non solo della Brianza e copre così come servizio per la casa dei tre di Amazon le province di Monza, Brianza e Lecco. Infatti è da qui questo nuovo ateliere, che è sicuramente uno dei più recenti, che da 10 anni festeggiamo questo weekend, il 10° anno di apertura di questo punto vendita. Ancora grazie per essere intervenuti a questo decennale della serie di missione della Vallimoto, per la quale chiedo un grande applauso, perché è una famiglia da corsa che crede soprattutto nelle moto, nelle due moto e anche nel nostro territorio. Fabrizio Pirovano, Piro. Quando ho deciso di cominciare a correre nella città, ho fatto un giro di scenari in piazza e nessuno mi ha dato fiducia, e solo il Valli, la Rosi e il Giusto mi hanno dato fiducia, mi hanno dato delle moto per correre. Mi sono iscritto al campionato italiano, non ho vinto, mi sono iscritto al campionato mondiale, ho fatto secondo. Sembra che ha aperto l'altro ieri, ma sono già passati 10 anni, il tempo vola. Quindi un'azienda che va al di là della famiglia, che va sicuramente nello spirito dell'amicizia, come si capisce dalla presenza numerosa. A cominciare dalla Yamaha Turbo, c'è stato un momento negli anni 80 dove sembrava che questa soluzione tecnologica potesse essere la migliore per i mezzi a due ruote. Poi questo sì che è un pezzo da ricordare e che in tanti hanno utilizzato, la FJ 1100, il Lateral Frame Concept, cominciò a essere introdotto nella produzione di serie, per sentito il telaio di acciaio di Fabrizio Pirovano, con questi si cominciò a portare in produzione il concetto del Deltabox, che poi fu affinato proprio dalla casa dei tre di Amazon. Ci prepariamo un piccolo giro e una piccola vista guidata nelle moto da pista e strada che la Vallimoto ci ha allestito qui questa sera, e abbiamo sicuramente tutte le categorie. Stiamo parlando di Yamaha e la moto regina e la R1, perché è mondiale della MotoGP 2015, è andato in Yamaha. Che significato può avere, tu che hai provato a guidare una moto derivata dalla serie, vedere una MotoGP che sicuramente ha poco rispetto alla condizione che i nostri appassionati possono trovare in vendita qui da Vallimoto? La MotoGP comunque cosa rappresenta, a parte il DNA di Yamaha che differenzia anche a livello della massima espressione agonistica? Io ho sempre guidato la Superbike, la moto di serie e la moto GP l'ho mai provata, ma ciò non posso dirti la differenza tra la moto GP e la Superbike, perché non ho mai provato una moto GP. Bene, allora, visto che la MotoGP resta anche per uno come Piro una chimera, un sogno, andiamo a parlare delle moto che tu hai guidato. Io farei un cammino alla rovescia, e prima ci hai fatto capire che hai iniziato onestamente con la Fratelli Valli, con Yamaha che le ha dato fiducia, poi spesso e volentieri le strade professionali si dividono, tu sei passato al Team Allstar che aveva delle moto diverse, e poi ha scelto un altro degli altri tre marchi giapponesi. Ma tu, i 3 di Amazon ce li hai stampati nel DNA, e quindi il Peppo Russo non ha saputo stare lontano da un 4 cilindri della Yamaha. No, poi il mio cuore è la Yamaha e il preparatore per il migliore. Allora, ti faccio una domanda che gli appassionati della pista, per quanto ti vedono girare, penso che abbiano già fatto, ma in quanti te l'hanno già chiesto questa R1? Vabbè, potrebbe essere un'idea per la Vallimoto di portare avanti il discorso con la R1, visto che fanno così tanta presa. Qui possiamo vedere
sia la versione da strada che la versione agonistica di quello che è stato il dopo Pirovano per Valli Moto, ossia finito la collaborazione con Team Pirovano, ricordiamo, per la quale gli davano materiale e pubblicità, la Valli Moto ha detto: beh, qui è il caso di andare avanti visto che ci capiamo qualcosa. Allora, OVW01 alle tue spalle, dell'89, adesso parla tu, io posso dire che sono due titoli di vice campione mondiale. Sì, quella FZ che ricordiamo ha di fianco un modello che già nella produzione ha dato un'altra svolta alle moto sportive in Italia, in Europa, soprattutto di casa Yamaha, con la FZ e quella del 7,5, è stata la prima base Superbike, poi l'OVW01 chiaramente andava un po' meglio per competere con l'RC30 e gli 850. Siamo qui con Maio Meragalli, uno degli amici della Valli Moto, chiaramente davanti alla M1, ma due solo parole e soprattutto un augurio per le feste natalizie. Comunque una soddisfazione per portare a casa il titolo, indipendentemente da tutto e tutte le storie che sappiamo tutti. È stata una stagione lunghissima, veramente impegnativa, abbiamo vinto tutto quello che volevamo vincere, ma purtroppo non abbiamo potuto vedere la vittoria per tutto quello che è successo. Ecco, qua hai detto molto bene, la casa di Ivata non ha potuto, forse, soprattutto i suoi sportivi, quelli che hanno il DNA, non ha potuto godersi questo titolo perché le attenzioni sono state distratte da altre vicende. Esatto, quindi peccato, però ragazzi, nell'albo d'oro restano la casa dei 3D Amazon, fra un paio d'anni ci ricorderemo che il titolo MotoGP 2015 è andato alla Yamaha. Grazie a Maio Meragalli, un bocca al lupo per la prossima stagione. Ecco, parliamo ancora un attimo quindi di Yamaha e di Max, detto da un pilota, gli altri non sono ancora riusciti a fare un prodotto che gli somiglia, che si avvicina. Cos'ha questo di Max? Non vorrei essere significativo, ma sono quelle cose forse nate lì, diciamo che loro hanno fatto un gioco di Max, che ancora Fabrizio Di Grosso diceva quando tu guardi super grosso come di Max che è meglio anche della moto. In effetti questa veramente ciclisticamente una pagliata che è stata infrenata, o magari quello che si sembra un gran di Max con un motore grosso, però quello che è stato fatto di uno scooter, passando dallo scooter di 2,50 per 50 che c'era sul mercato, sono passati a questo T-Max che era una moto creata sotto forma di scooter. Molto bene, quindi concludiamo questa carrellata natalizia, questo anniversario di 10 anni, scoprendo che la Valli Moto, tale scout, è stato non solo con Pirovano, ma anche con Locatelli, e qui siamo arrivati con un campionato del mondo della 125. Bene, io direi che è davvero tutto, grazie anche a Roberto Locatelli di essere stato con noi, come Pirovano e ormai Meragalli, gli amici di Valli Moto, sono quelli che restano nonostante le strade al logistico commerciali o del business impongono un momentaneo allontanamento del giro europeo e ritornare in sella proprio. Ciao a tutti, grazie ancora per essere intervenuti, una buona serata e soprattutto una buona conclusione di questo anno 2015 con le feste di Natale. Ciao, grazie ancora a tutti da parte della Valli Moto.